Benvenuti ad una nuova puntata della Privacy Secondo Te, il video format di Italian Tech della Repubblica con cose da garante. L'esercizio è quello che facciamo di settimana in settimana, invertire il paradigma tradizionale, il garante che si sente chiedere cos'è la privacy, per una volta è il garante, o meglio un quarto del garante in termini aritmetici, che chiede a personaggi diversi del mondo della politica, dello sport, dell'informazione, della cultura, della televisione, cos'è la privacy. Secondo loro. L'obiettivo è quello di raccontare la privacy ad un pubblico sempre più vasto e fare di questo diritto un diritto per tutti ed utilizzabile da tutti in maniera concreta ed effettiva. Oggi abbiamo con noi un ospite d'eccezione, è Bruno Vespa, non ha bisogno naturalmente di presentazioni, giornalista, scrittore, autore di libri straordinari, conduttore di Porta a Porta, che è definito ormai universalmente addirittura la terza camera in questo paese. Grazie per essere qui con noi, grazie per aver aderito alla nostra richiesta di aiutarci in questo esercizio. Il format, chi ci segue ormai lo conosce, sono 9 domande uguali per tutti, una domanda solo tagliata su misura per l'ospite di turno. La prima domanda è facile ma è difficile la risposta, naturalmente non per lei. Cos'è la privacy secondo lei? Allora, io mi sono laureato nel 1968 in legge a Roma con la cattedra di Giuliano Vassalli, facendo una tesi limiti penali del diritto di cronaca. Allora la parola privacy non esisteva, esisteva il diritto alla riservatezza. E quindi io ci ho fatto addirittura da giovane giornalista, avevo 24 anni, ma già ero su piazza da 8, proprio perché fin da allora mi ero posto il problema del rispetto della riservatezza. Pensi un po' come sono partito in anticipo. Quindi privacy è riservatezza, rispetto della riservatezza. Poi naturalmente col passare dei decenni le cose sono cambiate, sono allargate, quello che 50 anni fa era in qualche modo impensabile oggi diventa pane quotidiano, ma questo per dirle che è un problema che mi sono sempre posto da giornalista, sapendo benissimo i danni che un giornalista, e adesso anche con i social, con la televisione eccetera, allora era prevalentemente la carta stampata, può procurare agli altri non rispettando il diritto alla riservatezza. Quindi grazie di questo ricordo del passato, che però, come dire, è testimonianza di una convinzione anche del presente, che d'altra parte emerge nel suo lavoro. La seconda domanda, Gabriel García Márquez, uno scrittore, diceva: tutti abbiamo 3 vite, una pubblica, una privata, una segreta. Ecco, cos'è per Bruno Vespa la vita pubblica, cosa quella privata e cosa quella segreta? Ma la vita segreta non c'è. La vita non ce la verrà a dire comunque. Se ci fossero ve la direi, ecco, mettiamola così. Invece quella pubblica è nota, quella privata in larghissima parte poi diventa pubblica sostanzialmente, insomma, perché a quelli che fanno il mio mestiere e che vengono considerate appunto persone a torto o a ragione di interesse pubblico, non viene riconosciuta, anche là poi dovremmo metterci d'accordo, insomma, non viene riconosciuta il diritto alla privacy. Questo è un punto centrale, insomma. E forse anche là certe volte si è esagerato, perché è vero che le persone, vantaggi e svantaggi, le persone conosciute hanno per forza di cose un diritto più limitato, però, insomma, certe volte non parlo del mio capo, insomma, voglio dire, faccio l'esempio. L'altro giorno, intervistando Renzi, diceva: le pare normale che venga pubblicata la mia denuncia dei redditi? Io ho detto: la mia la pubblicano tutti gli anni. Ecco, questo secondo me non dovrebbe essere consentito. Ecco, questa onestamente. Assolutamente sì, una privacy attenuata per i personaggi pubblici, ma non azzerata. Ci sono dei limiti, evidentemente, no? Assolutamente sì, devono essere. I contratti con la RAI sono stati sempre pubblicati, addirittura in bozza. Va bene? Questo per qualche, diciamo, difetto della mia azienda, ma anche lì voglio dire, insomma, non dovrebbe accadere. Quindi anche per i personaggi, che non mi piace, ma insomma, per le persone che hanno un ruolo pubblico, insomma, ci dovrebbero essere delle attenzioni che in realtà non ci sono, insomma.
e poi senza il rispetto di quella vita privata anche del personaggio pubblico, la vita diventa insostenibile. Questo so benissimo che se io giro per strada, come succede normalmente, insomma, io mi faccio le foto con chiunque le chieda, salvo che non siano persone sgarbate, ma insomma questo capita raramente, e quindi so benissimo che poi queste cose finiscono sui social, finiscono sul dappertutto, mentre prima questo era assolutamente impensabile, insomma, no? Quindi, quindi uno magari poi si trova anche vicino, questo capita, figuriamoci, capita a me, ma capita moltiplicato per N ai politici, no? Quanti politici poi rischiano di trovarsi vicino, fotografati vicino a un delinquente, insomma, no? E assolutamente. Non è che c'era scritto in fronte quello, insomma. Assolutamente, quindi privacy attenuata sì, ma non azzerata. Un aspetto della privacy che conosce, che le pare particolarmente importante, centrale nella vita delle persone. Insomma, la tutela, che non sempre avviene, poi magari parliamo rispondendo a qualche domanda più avanti, la tutela della loro privacy vera, cioè la loro vita intima, la loro vita più personale, capisce? La famosa vita segreta di Gabriel García Márquez, quella che non voglio condividere con nessuno. Quella che non voglio condividere con nessuno, che magari voglio condividere soltanto con la mia famiglia e non con altri, insomma. Ecco, questa, certo. E questo secondo me andrebbe esercitata con maggiore attenzione. Poi vedremo anche perché. Non perché faccia qualcosa di sbagliato, ma semplicemente perché è mio. Quindi è lì che traccio il confine della mia privacy. Esattamente. E al contrario, invece, un aspetto della privacy che le sembra tutto sommato fastidioso, ma rinunciabile, non particolarmente significativo nella vita delle persone. Ma io qui c'ho un chiodo fisso. Non riesco a rassegnarmi all'idea che voi non consentiate alle aziende, con il mio consenso, di conservare il mio Green Pass. Tutto questo ci porta ad un fastidio a noi, agli operatori, a tutti quanti, un fastidio quotidiano che secondo me è totalmente inutile. Io do il consenso, il mio Green Pass, quando scade, non lo so, 6 mesi, 8 mesi, quello che è, va bene? Allora la mia azienda sa che fino ad allora io sono coperto da Green Pass. Mi dica per quale diavolo di ragione io una volta al giorno o più volte al giorno devo esibire questo Green Pass. Questo mi pare veramente inutile. Onestamente qua la privacy non c'entra niente, perché è una mia rinuncia. Non mi faccio il discorso che mi faceva 60, no, 60 sono troppi, ma diciamo 50, 55, l'allora direttore generale, uomo peraltro illuminato, delle carceri, il quale diceva che il detenuto, l'ergastolano, non poteva parlare perché non avrebbe consentito la sua tutela nemmeno da se stesso. Vabbè, ecco qua, vedi, l'ergastolano aveva perso totalmente i diritti, anche quelli di esprimersi. Vabbè, quindi adesso non siamo... nel frattempo la legge è andata avanti e quindi in realtà può conservare il datore di lavoro, può conservare il Green Pass del dipendente, tanto è imposto la legge, non sulla base del consenso, ma sulla base di una previsione normativa, ovviamente ove il lavoratore e il dipendente lo voglia, a questo punto può farlo, lo stanno facendo, benché esistano altre soluzioni. Si può fare indipendentemente, mi scusi, forse non ero aggiornato. L'azienda può conservarlo indipendentemente dal consenso? Non è il consenso per noi è, come dire, un atto libero e volontario del singolo ed è una base giuridica essa stessa per il trattamento in alcuni casi. Qui c'è una norma di legge che abilita il datore di lavoro a richiesta proprio del lavoratore, cioè il lavoratore, come dire, che preferisce l'utilità alla privacy in qualche modo, che quindi piuttosto che esibirlo ogni giorno preferisce dire all'azienda tienilo da parte, ovviamente limitatamente alla sua validità, tienilo da parte e non chiedermelo più. Oggi, ecco, può farlo, non deve, il lavoratore non è tenuto a, ma a sua richiesta il datore di lavoro può conservare il Green Pass del singolo. Quindi un passo avanti è stato fatto. Il no del consenso è lunga storia della quale sicuramente ci sarà occasione di discutere ancora. Le è mai successo di dire o di pensare vorrei fare questa cosa magari proprio nell'attività giornalistica ma non posso perché c'è la privacy? No, perché io, come l'ho detto, dal 68
ho un sacrosanto rispetto della riservatezza, quindi non mi vengono in mente di cose che violerebbero la riservatezza altrui, mai. E invece, al contrario, un'occasione nella quale si è trovato a dire, magari da personaggio pubblico, come si diceva prima, per fortuna c'è la privacy. No, perché non sono stato mai tutelato. Ecco, ok, quindi la fortuna deve ancora, dell'esistenza del diritto, deve ancora scoprirla, ma naturalmente. Alcuni vostri predecessori, non so quanti anni fa, che uscirono anche per non darmi ragione, anche con una pronuncia, per usare un femminismo, stravagante, mettiamola così. Io non sono mai stato tutelato della mia privacy. E questa è la ragione per la quale mi faceva particolarmente piacere, tra l'altro, averla con noi, perché credo che lo sforzo debba essere veramente ad aprirsi e porsi in una dimensione di ascolto delle istanze di tutti, naturalmente a cominciare da chi ha un'esperienza come la sua. Un soggetto pubblico o privato che secondo lei potrebbe fare di più per proteggere la privacy dei cittadini, degli utenti, dei consumatori? So che è un tema molto spinoso, perché verreste subito accusati di censura e allora, per non avere grane, magari preferite non occuparvene. Ma una delle tragedie, io considero tragedie, del nostro tempo è la violazione totale dei diritti di un certo tipo di persone. Le faccio un esempio. Nelle intercettazioni, certe volte, vengono fuori. Allora, se io intercetto un magistrato, perché una persona, dico il magistrato perché è capitato il magistrato, ma tante altre persone, perché immagino che lui stia facendo un reato, spiegatemi per quale ragione il giornale debba pubblicare senza sanzione il nome dell'amante. Non ce n'è una valida. Appunto. Perfetto, però normalmente non ce n'è una valida. Non mi pare di ricordare una particolare attenzione vostra in questi casi. Cioè, si può sicuramente fare di più. Qualche volta dei provvedimenti verso i giornali sono stati fatti. Secondo me, veramente molto, molto attenti ai soggetti marginali. Perché qui il Parlamento è stato sempre molto scivoloso, eccetera. Ma voi, voglio dire, voi come garante potete far molto, Potete far molto. Io sì, posso. Sì, non è solo. Tutte le intercettazioni che riguardano la supposta disonestà, i supposti traffici di una persona, eccetera, ma non devo entrare nella sua vita privata, perché poi lì rovino famiglie e gli stracci. Poi quello magari sarà dichiarato innocente per il reato per il quale è stato intercettato, ma la famiglia sarebbe persa, sarebbe distrutta. E questo vale naturalmente anche per i giornali, anche per i giornali, perché insomma anche là. So che è un terreno scivoloso, ma onestamente starei attento, e sarebbe molto interessante studiare anche i limiti. Il caso classico sono gli attori, le attrici, evidentemente, queste cose qua. Insomma, vedere un momento quali sono i limiti entro i quali chi fa il mio mestiere deve mantenersi. Sì, non è solo il personaggio marginale nell'inchiesta giudiziaria, ma è anche l'episodio marginale del personaggio non marginale in quell'inchiesta, ecco, la famosa amante che non ha niente a che vedere con l'episodio di corruzione o non so di cosa di cui si discute. Ha perfettamente ragione, si può certamente fare di più. La domanda più difficile per me, naturalmente, da porle, ma che in qualche modo le consente viceversa di darci una mano in maniera più significativa: io sono un quarto, sono uno dei quattro che compongono il garante. Facciamo finta che per 24 ore lei rappresenti i quattro quarti del garante per la protezione dei dati. Un dittatore, ma un dittatore della privacy, quindi, come dire, un po' perché il diritto è buono e un po' perché non siano così importanti, tanto non potrebbe fare, ma nelle prime 24 ore cosa farebbe? Ma guardi, superato il problema, che ripeto ignoravo e me ne dolgo, del Green Pass, sfoltirei tutti i regolamenti e tutte le preoccupazioni inutili, cioè sfoltirei molto di quello che di burocratico c'è intorno alla privacy e andrei pesantemente sui temi che già ho esposto, cioè la tutela reale della riservatezza dei cittadini, insomma. Ecco.
meno adempimenti, meno burocrazia, più privacy nella sostanza. In realtà piacerebbe molto anche a noi, poi siamo a nostra volta, come dire, tenuti all'applicazione di leggi che naturalmente non scriviamo, però questa è certamente un'indicazione preziosa. Questo non vale per la privacy, ma in genere per tutti gli uffici, insomma, no? Anche un politico viene molto frenato dalla burocrazia. Allora, andiamo in fondo. Qual è il mio obiettivo? Qual è il risultato che voglio raggiungere? I miei funzionari devono aiutarmi a raggiungere quel risultato e non far di tutto, come spesso accade, non solo a voi, perché questo risultato non venga raggiunto. È vero, è anche una questione di priorità, rimanendo nella griglia normativa e regolamentare esistente. Assolutamente, assolutamente vero. Per lei la domanda che appunto che non facciamo a tutti, quella tagliata su misura per lei, lunghissima esperienza giornalistica e televisiva, centinaia di storie, episodi, pezzi di storia raccontati, un episodio, una storia nella quale la privacy sia stata, come dire, carnefice o viceversa vittima, protagonista positivo o negativo, e che le è rimasta in qualche modo impressa? Guardi, io non ricordo un episodio particolare, adesso le citerò un caso molto vecchio, vecchio di 40 anni, ma che non c'entra con la privacy, c'entra con il dovere che noi avremo di rettificare non le notizie sbagliate, ma l'andamento processuale fino in fondo. Tanti anni fa, erano gli anni 80, fu arrestato un assessore, addirittura il presidente della regione Liguria, e per una storia di corruzione, e noi demmo il titolo nel telegiornale, ancora non c'era Mani Pulite, quindi era una cosa che facevano ancora più rumore. E quando questo signore fu assolto, io pretesi che fosse messo nei titoli del telegiornale, anche se questo signore non era più presidente della regione Liguria, eccetera. Ecco, questo mi manca, non c'entra direttamente con la privacy, ma vorrei che fosse in qualche modo, che stesse, e lì voi però potete dare secondo me una mano, che fosse tutelato il diritto alla correttezza generale della informazione, seguendo una persona nella buona, nella cattiva e poi anche nella buona sorte, perché voi sapete benissimo che addirittura una prevalenza di persone poi escono indenni dai processi, ma la macchia rimane. E questo però ci riporta al problema delle intercettazioni che ho sollevato prima, per cui vi pregherei, ripeto, non è facile, il garante vuole censurarci, bugeratevene, perché noi siamo la stampa più libera del mondo, facciamo veramente quello che ci pare, e quindi se voi farete un intervento per dire queste cose non si possono dire, io credo che potrete farlo. Assolutamente, l'episodio che citava peraltro ha molto invece a che vedere con noi, posto che uno dei principi che tuteliamo è quello dell'esattezza del dato, e naturalmente il dato di una persona si evolve con la persona stessa. Se prima è stata condannata o coinvolta in un giudizio e poi assolta, dar quella notizia è parte integrante del suo diritto alla identità personale, quindi è cosa nostra. L'ultima domanda, quella che devo necessariamente farla a proposito degli adempimenti e degli obblighi di legge, cioè mi presta il consenso a che noi si utilizzi questa intervista per provare a portare un po' più lontano il brutto e il bello, le luci e l'ombre e le ombre del diritto alla privacy? Naturalmente sì, altrimenti non starei qua. Esatto, grazie, altrimenti avremmo dovuto buttare via questo quarto d'ora, soprattutto del suo tempo. Grazie ancora, grazie infinito. Grazie a lei.